ai nostri microfoni Costanza Verona. Costanza, una partita che tendenzialmente mostra un risultato palese. L'Acronos è riuscito a tenervi il primo quarto in partita, però direi che poi tutto è andato come immagino vi aspettavate. Complimenti intanto per il risultato, complimenti per la tua prestazione. Dici qualcosa su questa fase di campionato, sulle partite che giocherete e sui vostri obiettivi sulla stagione. Intanto ciao a tutti, ti ringrazio. Diciamo che è un periodo molto intenso per noi, adesso abbiamo appena superato la pausa della nazionale e quasi tutta la squadra è stata impegnata con le nazionali, quindi non ci siamo riposate. E abbiamo giocato mercoledì infrasettimale contro Brescia per recuperare una partita, quindi diciamo che è un periodo adesso molto intenso. Adesso mercoledì prossimo partiremo per l'Eurolega, perché abbiamo adesso le ultime due partite di Eurolega e poi inizieranno poi Coppa Italia e playoff, quindi diciamo che non abbiamo mai un attimo di riposo. Adesso domani credo sia il primo giorno libero da tanto tempo per noi, quindi diciamo ce lo godiamo e diciamo serve un po' per ricaricare le energie, perché ne abbiamo un po' bisogno. Come hai detto tu, al primo quarto abbiamo iniziato un po' così e loro sono state brave comunque a tenerci in partita, poi noi invece abbiamo dato un po' lo stacco al secondo quarto. In bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie mille.